questo momento, e questo è il vero discorso del mindset, io ho la repulsione di questo posto. Scatta quel sentimento, combatti o fuggi, per cui in realtà la prima cosa che ti viene in mente è fuggi, cazzo vai via, basta, perché ho fatto questa serie e adesso ne devo fare tante altre, quindi in testa c'ho vai via, scappa, fuggi, vai via, allontanati, più possibile da questo posto, il mindset è questo, così rimango qua, guardo questo cazzo di macchinario, mi focalizzo, racchiudo le emozioni, mi concentro su una carica emozionale forte e la riverso tutta su questa cazzo di serie. Perché io sto qua, perché non me ne vado, perché combatto, perché non sono un cazzo di mediocre. Perché farò uscire il massimo dal mio corpo, perché farò uscire il massimo da me, nella vita in generale, non soltanto nel bodybuilding. Perché così è come sono fatto io. E in ogni singolo momento lo devo dimostrare. Non basta un giorno, non basta una settimana fatta bene, non basta un mese, un anno, ma è ogni anno, ogni singolo anno in cui porto avanti le mie sfide e le porto a termine. E questi piccoli tasselli sono le mie sfide. Non è fatto di grandi gesti, di guardie conquiste, ma dei piccoli tasselli che fai nel quotidiano. Quindi cazzo, metto in cuffia, mi concentro su queste cose, entro nella mia bolla, entro nel mio cazzo mindset e porto avanti le singole serie allenanti. Questo sono io, questo è come lavoro. Cazzo. Ok, la sessione gambe è andata, è stata abbastanza tassante, non so se si è visto, è resa l'idea, comunque il video sta su Runnation, quindi nel caso lo trovate là. Ho Ale che sta in mezzo al traffico, mi ha detto che c'è 2 ore di coda, una cosa del genere, quindi dovrebbe arrivare stasera, e questo non è sicuramente l'ideale per quanto riguarda la condizione, per cui stasera arrivo a casa, check della condizione, mi manda le foto, vediamo un attimo come è messo. Mi manda anche il peso, in base a quello valutiamo come gestirci per i pasti la sera, considerando che domani ha la pesata circa verso le 10 e deve stare comunque 82 kg, quindi vediamo un pochetto. Ok, una delle cose di cui volevo parlare, perché anche qua c'è molto dibattito, ne parlano tanto, è facile, tra virgolette, fare il coach online come lavoro, perché molto spesso si dice, ah vabbè, quello fa 2 video, fa 2 schede, eccetera, è campa di quello perché è popolare e tutto quanto. Partendo dal presupposto che io credo che chiunque sulla faccia della terra guadagni un tot, arrivi a un certo livello di successo, se così possiamo dire, ha un certo grado di impegno dietro, anche VIP influencer, può sembrare tutto facile ma realmente non è così, e lo dico perché conosco tante persone che hanno successo, tra virgolette, sembra che non facciano niente se non farsi 2 video, ma dietro c'è una mole di lavoro infinita. Comunque, al di là di questo, io credo, e personalmente lo dico sempre, di fare il lavoro più bello del mondo, almeno secondo me, perché ho l'occasione di lavorare con le persone, ho l'occasione di instaurare un rapporto vero con le persone, di entrare in un percorso, in un processo di evoluzione personale, fisico e mentale, per cui sicuramente da un punto di vista di passione è fantastico, non lo cambierei veramente veramente per nulla al mondo. Ora, per quanto riguarda la facilità, è molto molto difficile dare una risposta, è un lavoro super impegnativo, nel senso che avete presente il telefono, il vostro telefono che avete in questo momento, ce l'avete in tasca, ce l'avete, non lo so, sul tavolo, ce l'avete da qualche parte, ecco, dal telefono non vi staccherete mai più, è una costante, sta sempre là, poi logicamente bisogna vedere come intendete il coaching, però è una costante, sta sempre là, mattina e sera non ci sono orari di lavoro, io in viaggio di nozze la mattina mi svegliavo prima per rispondere ai report, per vedere le persone come stavano e tutto il resto, quindi capite che non c'è un singolo giorno di ferie nella vostra vita, non ci sarà assolutamente, ci state, non dico 24 ore su 24, perché logicamente vi dovete allenare, dovete dormire eccetera, però ci state al 110% per i vostri atleti, siete per i vostri atleti, state là, siete presenti e avete sempre in testa, il lavoro ve lo portate ovunque, avete sempre in testa che cosa dovete fare, in questo momento vi sto parlando e ho in testa, ok Ale ti prego fa che arrivi in condizione, vediamo un attimo come va, aspetto subito i suoi audio per come sta andando il traffico, per quando arriva in hotel, quindi ho sempre in background tutta la condizione, e adesso dico Ale, però c'ho un sacco di altri atleti
che, a cui sto pensando, perché logicamente c'hanno delle situazioni particolari, magari quello che sta in reverse, quello che sta in cut, quello che sta nelle ultime fasi di cut, quello che ha ricominciato il bulk, quello che sta in overreaching. C'ho tutto chiaro in testa, quindi non vi liberate mai né del telefono, perché aspettate costantemente tutti gli aggiornamenti eccetera, né della situazione dei vostri atleti. Quindi al contrario di molti altri lavori, è una cosa che vi entra nel vostro quotidiano e vi occupa il quotidiano veramente al 100%. Quindi da questo punto di vista è veramente veramente tassante. Ok, avrete presente il detto: se fai quel che ami non lavorerai mai un giorno della vostra vita? No. Ok, avrete presente il detto: se fai quel che ami non lavorerai mai un giorno della tua vita? Ecco, una cazzata. A lavorare lavorate comunque, ok? È un qualcosa di un po' più profondo. Io credo che siamo in un momento nella società in generale attuale, un momento della storia, in cui realmente possiamo fare un passo indietro da tutti quei percorsi che sono predeterminati dalla nostra società, ossia percorso di studi, universitario, praticantato, trovo lavoro, impiego in un ufficio piuttosto che in una società. Assolutamente va benissimo, e con questo non voglio dire assolutamente che il percorso di studi non debba essere fatto o debba essere tralasciato. C'è, è fondamentale, ok? Però ci sono, stanno creando tutta una serie di altre possibilità per le persone per dare un qualcosa di diverso. Quello che tempo fa erano gli artisti, ok? I musicisti piuttosto che i pittori. Ecco, adesso è molto più frastagliato, perché ci sono tante persone che ispirano, che danno tanto, danno gioia anche semplicemente aprendo un canale YouTube, un social, ok? Questo per dire cosa? Che è un momento storico in cui possiamo realmente vivere di quel che ci piace. Che non vuol dire non lavorare, non vuol dire non meritarsi, perché c'è tanto, tanto impegno dietro qualunque cosa voi facciate. E se lo fate ve ne rendete conto, e sicuramente dovete avere le competenze per, ecco, ad esempio col coaching online, dovete avere le competenze per lavorare sulle persone, non è che dovete prendere, aprire un canale YouTube e diventare coach online, ok? Quindi è fondamentale, e vi assicuro che il tempo fa rimanere a galla chi ha le competenze e affossa chi è improvvisato. Però il punto è che abbiamo la responsabilità verso noi stessi di seguire quella che è la nostra indole, perché siamo unici, ognuno di noi è unico e ognuno di noi ha la tendenza verso qualcosa. Ora, io avevo concluso un percorso di studi, avevo una carriera già avviata e ho abbandonato tutto perché non era quello che mi rendeva felice. Ok, poteva funzionare, poteva andare alla grande, poteva avere una vita felice, però non sarei comunque stato realizzato, e mi sono guardato allo specchio. In realtà poi la cosa è nata con Giorgia, però la cosa che mi sono detto è: non posso fare un torto a me stesso, non posso farlo, perché io ho una responsabilità nei confronti di me stesso di seguire quella che è la mia indole. E la mia indole è un'indole più creativa sicuramente, un'indole che per l'appunto combacia con un qualcosa che mi tiene impegnato a 360 gradi al 100% della mia giornata, che non esce mai dalla mia testa, perché c'è sempre qualcosa a cui pensare, sempre qualcosa in più da dare, sempre ok, ho detto creativo, però in realtà sono iperattivo, quindi ho bisogno di qualcosa che mi seda. E sicuramente andare al lavoro una certa ora e staccare una certa ora e staccare del tutto e non pensare più a niente è una cosa che su di me personalmente, perché io sono un Ludovico, quindi può andare bene per tantissime persone ed è importante che sia così, però su di me personalmente non può funzionare. Quindi è impegnativo, è faticoso essere coach online o essere un preparatore in generale, diamine, è faticosissimo, però non cambierei mai al mondo questa fatica per nessun'altra tipologia di fatica. Quello che faccio, che in questo caso sia il coaching come tutte le altre nostre attività, le aziende che teniamo eccetera, è un qualcosa che mi dà entusiasmo, mi dà gioia. Ed è quello che dovete ricercare, perché il discorso del se fai quel che ami non lavorerai mai un giorno nella tua vita è falso, come ho detto, però c'è un fondo di verità, ossia il fatto che tu, anche quando lavori, fai un qualcosa che ti realizza, un qualcosa che è tuo. Cioè, non si deve, dal mio punto di vista, lavorare per poi essere se stessi fuori dal lavoro. Dobbiamo cercare di essere noi stessi in ogni cosa che facciamo, anche nel lavoro, e sforzarci di arrivare fino a questo punto, qualunque sia il lavoro, perché magari ci sei tu che hai la passione per
la gestione manageriale, ok? Quindi stai là che ti fai tutti gli schemi per una società, ti fai tutti i calcoli, le cose, ok? Va benissimo, è la tua passione, qualcosa che ti realizza, che ti fa sentire bene, che ti crei tutti i grafici, le cose. Io ho un ragazzo che segue, un atleta che è fenomenale in questo e lavora per una società ed è felicissimo, ed è così che deve essere, perché devi svegliarti sempre col sorriso e con l'entusiasmo di arrivare al lavoro, non della serie oddio che bello, vado a lavorare, sono super pimpante, perché non è così, neanche per me logicamente è faticoso, però io quando vado a dormire la sera mi guardo e quando ricevo i check la mattina, l'ho detto nello scorso episodio, quando ricevo i check la mattina su WhatsApp eccetera, mi dico porca vacca, sono proprio fortunato, non astrattamente, ma sono fortunato ad aver scelto di essere felice, aver scelto di rispettare me stesso, è un qualcosa che credo che dobbiamo fare tutti. Quindi essere coach online è una cosa facile? Non è una cosa facile, ma se è un qualcosa che sta sulle vostre corde, come qualsiasi altro lavoro, qualsiasi altro mestiere, qualsiasi altra cosa, allora sarà molto molto più bello e vi renderà felice. Ora io devo andare, perché c'ho Alessandro che mi deve mandare sto check della condizione di quando arriverà in hotel, e quindi noi ci vediamo tra poco, perché vi faccio sapere esattamente come sta messo, vediamo un po' il ragazzo come sta combinato, crociate le dita per noi per domani, che poi vedrete questo video quando è già tutto fatto. Comunque, ok, siamo a sabato sera, Ale è arrivato finalmente a casa, ha avuto questo intaso di traffico tremendo e la condizione è ottima, veramente veramente ottima, ve la metto qua da qualche parte, il peso sempre 83,4 e sì, 83,4, adesso gli ho dato da fare l'ultimo pasto e sono veramente veramente contento della condizione. Domani mattina si sveglierà completamente dry, ve lo dico fin dall'inizio, ve lo dico perché so esattamente come abbiamo gestito le cose, adesso il suo corpo inizierà a buttare fuori un sacco d'acqua e sarà ancora più granitico. Quindi qua lo dico e qua lo nedo, abbiamo fatto la qualifica, abbiamo la qualifica all'universo, di questo sono sicuro. Ci potrebbe essere qualcuno, perché logicamente that's bodybuilding, questo è il bodybuilding, che è più condizionato di lui, assolutamente, quindi non dico che arriva primo, che arriverà primo, potrebbe verosimilmente, abbiamo buone possibilità di arrivare primo, quindi sicuramente il primo call out è suo, e però la qualifica la prendiamo sicuro, la prendiamo assolutamente sicuro, perché abbiamo gestito tutto quanto alla perfezione. Domani lo vedrete, ne sono sicuro, qua lo dico al 110%, sarà asciuttissimo, granitico, e sicuramente saremo nel peso gara, perché butterà fuori un chiletto d'acqua, sicuramente. Quindi sono veramente veramente contento, nonostante tutto il viaggio, tutte le cose, anche le gambe sono belle tirate, che era il suo punto più difficile da portare in gara, perché erano sempre accose, invece sono completamente aperte. Il quadricipite, bello bello, veramente sono contento. Allora, siamo a sabato mattina, è arrivata la giornata, mi ha scritto ora Ale, mi ha scritto stamattina presto Ale alle 6 e il peso era 82 kg, e si è riposato un altro po', l'ho fatto dormire un altro pochetto, poi mi ha mandato la foto della condizione a 81,6, quindi un po' più di deliuresi, ve la faccio vedere qua da qualche parte, e che compare, ed è veramente veramente spaziale, super dry, molto granitico come impatto, gli stanno stretti gli 82 kg, questo sicuramente, per cui adesso lo faccio mangiare poco fino alla pesata, andrà poi a fare la pesata e dopo la pesata iniziamo gradualmente a ricaricare. Quindi durante la giornata sarà un continuo farlo mangiare, posare, ricaricare, riposare, nel senso proprio riposare a letto, andiamo in alto, vedere la condizione, poi decidiamo che cosa mangiare, di nuovo mi fa un po' di posing per veicolare, dorme, si riposa, fa una passeggiata, insomma gestiamo un po' tutto quanto sulla base dell'aspetto, sostanzialmente si tratta di riempirlo, a me non piace personalmente lavorare così, non sono un amante del riempire l'atleta proprio al ridosso della gara, perché c'è un problema poi di midsection, nel senso che se si fa mangiare tanto l'atleta, innanzitutto sono un po' meno efficaci queste ricariche molto ingenti sotto gara, perché bene o male più di tanto a livello proprio di tempo non riusciamo a ricaricare il muscolo, quindi arrivare troppo depletati il giorno della gara non è il massimo. D'altro canto
c'è un problema di midsection, nel senso che se l'atleta mangia tanto, poi ha difficoltà a tenere lo stomaco sul palco, c'è quell'effetto di rilassamento addominale, quindi dobbiamo andarci molto cauti. In questo caso abbiamo dovuto far così per il semplice fatto che la pesata era la mattina stessa e lui ci sta molto molto stretto su questo peso, quindi purtroppo abbiamo dovuto gestirla così. Avendo la pesata magari il giorno prima o due giorni prima sarebbe stato veramente l'ideale. Io preferisco che l'atleta mi si svegli la mattina che c'ha già tutto il glicogeno all'interno del muscolo, che è già molto dry, asciutto come effetto, e quel che serve è giusto farlo mangiare normalmente, farlo riposare in modo che ha un buon pump quando inizia a fare pumping e via. Quindi idealmente si deve svegliare il giorno della gara che è pronto da questo punto di vista. Però il ruolo del preparatore è anche questo, gestire tutto quanto. La cosa di cui volevo parlare oggi, che è un'altra cosa che viene chiesta normalmente, di cui si parla eccetera, è quando farsi seguire da un preparatore, quando è il caso di farsi seguire. E ve lo dico perché vi faccio una premessa, poi ne parlerò meglio in altri video e ne sto parlando su Rhino Nation, nel senso che la gente là lo sa. Io in questo momento sono seguito da un tecnico, sono seguito da un preparatore, abbiamo fatto questa scelta anche con Joe per poter fare quel salto di livello, per andare ad ambire a livello agonistico, a livello di palco eccetera, a prendere la Pro Card in FBB. Quindi logicamente mi sono voluto mettere nelle mani di un tecnico importante, bravo, di cui potessi fidarmi, e devo dire che ho buttato via tantissimo tantissimo stress, sto bene, non devo pensare a niente, faccio e seguo come un soldatino quello che mi viene detto, e è un momento questo per me in cui avevo veramente bisogno di questa cosa, e perché ci sono tante cose a cui devo pensare agli atleti eccetera, e logicamente questo mi permette anche di fare un'esperienza nuova e uscire dalla mia comfort zone. Sono stato seguito molto in passato, ho fatto periodi in cui ho tentato diversi approcci eccetera, ma giusto per curiosità mia, per un discorso di formazione, e adesso l'ottica è quella proprio di logicamente anche di formazione personale, di esperienza personale, ma l'ottica è quella di portare dei risultati concreti poi sul palco. Ora ne parlerò meglio in un altro video, fatemi sapere se è un argomento che vi può interessare, se siete curiosi e tutto il resto. Quando farsi seguire da un preparatore? La prima cosa è che è assolutamente normale, anzi è giusto che sia così, che un preparatore abbia a sua volta un altro preparatore. Cioè la frase every coach needs a coach, cioè ogni preparatore ha bisogno di un preparatore, perché innanzitutto per quanto uno può essere bravo su noi stessi, non siamo mai oggettivi, questo soprattutto sotto gara, in competizione e tutto il resto, quindi c'è sempre il timore, c'è sempre il pensiero in più, e ogni volta che si vede la propria condizione si guarda sempre il difetto e si cerca di intervenire per colmare un difetto quando magari è un difetto veramente minimo e il gioco non vale la candela. Faccio un esempio: mi vedo sotto gara, mi vedo un filo vuoto, cazzo, devo buttare un sacco di carbo, devo buttare cose, devo assolutamente vedermi piano eccetera, mentre basterebbe semplicemente rimanere tranquilli, stabili, magari alzare leggermente le calorie, perché non vediamo quanto magari siamo asciutti e granitici tirati. Viceversa, mi vedo un filo appannato, allora subito cerco di inserire il cardio, faccio caso, ma non mi rendo conto di che sono minimamente appannato rispetto a quanto sono pieno, cioè non ho mai un quadro generale, vado sempre a vedere bene o male il difetto. Su noi stessi non siamo mai oggettivi, e oltre a questo c'è sempre la tendenza bene o male di cercare di rientrare costantemente in quella che è la nostra comfort zone, quella che è un enjoyability da un punto di vista di allenamento. Ora questo è un qualcosa su cui io, per fortuna, avendo una spiccata curiosità fino adesso, ho tenuto molto a balla, nel senso che ho sempre tenuto sicuramente un enjoyability di allenamento, cioè mi sono sempre allenato come mi piace allenarmi, un qualcosa che mi appassiona, però ho sempre cercato di uscire dalla mia comfort zone sperimentando approcci diversi, stili diversi di allenamento, metodologie diverse e tutto il resto, per un discorso mio di curiosità. Però nella maggior parte delle persone c'è anche la tendenza di rimanere saldi in una determinata comfort zone. Se vedete il mio log su Rhino Nation vedete che ad esempio in preparazione ho utilizzato metodi di allenamento totalmente diversi rispetto a quelli che sto utilizzando adesso in off season, rispetto anche a quelli che ho utilizzato nell'off season precedente eccetera eccetera. Adesso sono seguito, però tralasciata questa cosa, sono sempre stato molto molto curioso. Quando farsi seguire dipende principalmente da quello che ricercate voi. Essere seguiti da un preparatore vuol dire, da una parte, sicuramente accelerare molto dei nostri risultati se non siamo noi stessi dei tecnici. Quindi se non siete dei tecnici, logicamente vi allenate
con le informazioni che avete e tutto il resto, un preparatore vi permette di fare quel passo in più. Quindi vi faccio un esempio: io non sono un programmatore di sito, di siti, ho fino adesso sempre gestito i siti delle nostre aziende da solo, esclusivamente, eccetera. Era un accontentarsi, logicamente, adesso che abbiamo avuto bisogno di un upgrade, abbiamo più siti da gestire e tutto il resto, ho assunto un programmatore, quindi una persona che fa quello di lavoro, e quindi il livello, logicamente, la performance dei siti e tutto il resto è logicamente aumentato. Quindi un primo punto è sicuramente quello di migliorare e massimizzare quelli che sono i vostri risultati, non perdere tempo, perché magari perdete un anno sperimentando qualcosa, facendo le cose sbagliate, eccetera, e quelli sono margini di crescita che voi togliete, mentre affidarvi a un preparatore che sa quel che deve fare, che è un tecnico, partendo dal presupposto che sia bravo, logicamente vi permette di non perdere tempo e massimizzare quelli che sono i vostri risultati. Quindi questa è sicuramente la prima ragione. La seconda ragione è un discorso anche mentale, nel senso che per molte persone smettere di pensare a come devono mangiare, come devono allenarsi, eccetera, avere semplicemente una persona che gli dice cosa fare è un bel alleggerimento da un punto di vista mentale. Questo è un aspetto che su di me adesso in questo momento fa molto leva, cioè voglio smettere di pensare a che macro tenere, come gestire l'alimentazione, come allenarmi e tutto il resto. Logicamente ho dei margini di autonomia, di questo l'ho già detto, ho sempre preferito averli, semplicemente perché mi so gestire bene, conosco il mio corpo e sono un tecnico, quindi quelle piccole cose riesco a gestirle tranquillamente. Però per fortuna smetto di pensare: se il coach mi alza le calorie, alziamo le calorie; se il preparatore, il coach me le tiene fisse, le teniamo fisse; se mi aumenta il volume di allenamento, lo aumento; se me lo diminuisce, lo diminuiamo. A posto, se mi inserisce il cardio faccio cardio, se non mi inserisce non lo faccio, basta, eseguo tutto come soldatino. Quindi questo è un altro punto di vista molto molto utile. Quindi le persone che stanno e tendono a iperragionare, oddio devo fare questo, no allora faccio quest'altro, no mi conviene fare questo, oddio che cosa faccio, eccetera eccetera, avere una persona che vi dice cosa fare vi permette di alleggerirvi veramente veramente tanto. E l'altro punto è un discorso sicuramente formativo, nel senso che farsi seguire da un preparatore, da preparatori anche diversi, vuol dire provare sulla propria pelle approcci di allenamento, approcci di alimentazione diversi. Quindi effettivamente io lo dico sempre, quando faccio delle critiche in generale su YouTube, quando parlo di un approccio, un qualcosa, è perché io l'ho sperimentato, quindi non semplicemente perché l'ho letto e sulla carta dico che non funziona, ma perché l'ho sperimentato. E la maggior parte degli approcci di cui io parlo, fate esempio il discorso del buffer, del RIR, quindi del reps in reserve e tutto il resto, è perché io l'ho sperimentato in prima persona e l'ho sperimentato facendomi seguire da alcuni preparatori tecnici importanti che all'epoca lavoravano prettamente su questo discorso. Quindi so e ho un bagaglio formativo fatto sulla mia pelle, e questo mi permette di capire quello che funziona o non funziona su di me e magari anche in ottica generale. Quindi ecco il discorso che ho fatto prima: se siete a voi, a vostra volta, dei preparatori, dei coach, o comunque volete intraprendere questo percorso, uno degli aspetti che veramente vi può dare quella marcia in più da un punto di vista di esperienza, di know-how, di base, di cultura, è proprio farvi seguire da un preparatore. Questo è il motivo per cui noi con i nostri atleti ci teniamo all'aspetto formativo, cioè io voglio che l'atleta sappia esattamente i perché, i per come di un determinato allenamento, di un determinato protocollo, eccetera. Io dico sempre, ci sono 7000 modi di fare un 5x5 di panca piana, ma solo se sai le ragioni per cui te l'ho inserito, allora lo farai nel modo corretto, ok? Quindi questo è un discorso molto molto importante. Quindi l'aspetto formativo del farsi seguire da un preparatore è veramente veramente vitale, per cui se siete all'inizio o se siete magari già avanzati e avete curiosità di vedere un preparatore come lavora, della serie oddio quello c'ha ottimi risultati, oppure ho visto un video in cui fa un tipo di allenamento particolare, voglio vedere nel dettaglio esattamente come modula, perché ve lo dico anch'io, vedete magari dei miei video, vedete i miei allenamenti eccetera, però quello che si può divulgare è molto poco rispetto a quello che si può fare all'atto pratico. Quindi se vedo il video del tecnico Pinco Pallino, ho visto, c'è un metodo di allenamento simpatico, però per capire esattamente come lavora e quali sono le logiche del suo allenamento devo andare a farmi seguire da lui, o comunque vedere come lavora su determinati atleti. Una cosa che abbiamo fatto noi molto spesso con consulenze con alcuni tecnici: se non potevamo farci seguire perché magari eravamo già seguiti a nostra volta o non era il momento eccetera, abbiamo detto ok perfetto, fammi vedere come lavori con i tuoi atleti, e ci facevano far vedere le schede di allenamento dei loro atleti, ci spiegavano tutto quanto, e magari c'erano delle finezze che loro nei video non andavano a spiegare o interpretavano in maniera diversa che noi coglievamo, e conseguentemente
capivamo di più e più in profondo, più in profondità le logiche che sottostanti a un determinato metodo. Quindi se c'è un tecnico, un qualcosa che vi piace, che vi ispira fiducia, che vi incuriosisce, allora il mio consiglio è sicuramente quello di approfondire il più possibile facendovi seguire da lui. Allo stesso modo, se c'è un tecnico che vedete ha ottimi risultati, allora sicuramente andate a farvi seguire da lui, bene o male, per ottenere quei risultati, o vedere se bene o male c'è un, non dico un segreto di fondo, ma c'è magari una chiave di lettura diversa, magari c'è quel tecnico che dà molta importanza a un aspetto che voi avete sempre sottovalutato e dite, beh, però in effetti dando importanza a questo particolare vedo che c'è un qualcosa in più, quindi prendo questo dettaglio, lo inserisco nel mio bagaglio, nel mio know-how, poi lo vado a riutilizzare sui miei ragazzi, sui miei atleti e tutto il resto e vedo che effettivamente è un qualcosa che fa la differenza, che può essere prendere tempi di recupero particolari, può essere inserire lo scarico con una certa frequenza, può essere dare importanza magari a determinate fonti piuttosto che altre, cavolate, ovviamente non si tratta del segreto di Fatima, della serie, ah faccio questo allora ottengo risultati, però tante piccole cose che permettono di aiutare, magari ci sono dei tecnici che tendono a scalare in un certo modo l'alimentazione, a gestirla in un certo modo, ci sono dei tecnici che inseriscono delle particolarità in allenamento, insomma ognuno sicuramente non può darvi il quadro completo, il modus operandi, però io credo che sia un buon investimento anche soltanto ricavare un piccolo dettaglio da ogni esperienza da un tecnico. Quello che vi incentivo a fare comunque è cercare sempre di basarvi su tecnici che, con cui costruire un rapporto, quindi andare a balzare da un tecnico all'altro, cercando di passando dall'uno all'altro, all'uno all'altro, all'uno all'altro, cercando il segreto di Fatima, cercando qualcosa, secondo me è assolutamente sbagliato, solo per il gusto di cambiare. Secondo me è giusto provare diversi stimoli, però cercate di rimanere con una persona, innanzitutto dandogli modo di lavorare, quindi se prendete state 3 mesi e poi cambiate eccetera, non date modo al tecnico, al preparatore di conoscervi a fondo e soprattutto rimanete in modo da capire esattamente nel dettaglio tutto quello che può offrirvi. È logico, se andate a un preparatore e vedete che è super superficiale, che vi spara cose a caso eccetera, nel giro di 12 settimane ve ne andate, però finché le cose funzionano, finché il rapporto funziona, provate, stateci diverse stagioni, fate diverse esperienze di gara, anche perché ogni gara è diversa dall'altra, quindi potete ricavare tante sfumature, tante cose, e se il rapporto funziona, se vi trovate bene, rimanete con lui a tempo indeterminato, perché se è un qualcosa che vi fa stare bene, vi fa ottenere più risultati, allora perché cambiare? Per il solo gusto di cambiare? Secondo me non ha molto senso. Quindi quando conviene rivolgersi a un preparatore? Un po' per questi punti qua, dovete valutare voi, dovete ragionare voi, però credo che sia un qualcosa che venga sottovalutato, però ha tantissimi tantissimi risvolti utili. Secondo me se siete veramente in questo settore, tante esperienze con dei preparatori o un'unica esperienza con un preparatore con cui vi trovate super super bene, dovreste assolutamente farvela, perché è un qualcosa che vi arricchisce tanto sotto tanti aspetti, vi permette di sgravare tanto peso e di crescere molto più rapidamente sia da un punto di vista fisico sia soprattutto formativo. L'unico consiglio che vi do: non sposatevi troppo con la filosofia di un preparatore, nel senso siate sempre aperti al confronto, siate sempre aperti ad altri spunti, siate sempre aperti ad ascoltare il vostro corpo, quindi non siate semplicemente un copia e incolla del vostro preparatore, ok? Questa è una cosa anche molto molto importante, anche perché ogni preparatore dal mio punto di vista dovrebbe evolversi nel tempo ed essere aperto a rivedere un po', rimettere in discussione tutte le sue certezze, le sue teorie. Quindi ragazzi, io continuo questa super giornata con Ale e vedremo di mettere tutto quanto a punto. Oggi c'è una sessione di push, ieri ho fatto gambe, sono super super cotto, completamente rincoglionito. Comunque vi tengo assolutamente aggiornati, soprattutto su Instagram, e l'altro discorso è che vi aggiornerò stasera facendovi sapere un po' com'è il risultato e com'è andata. Quindi sono super fiducioso e stiamo un po' a vedere. Ci vediamo stasera. Allora, la situazione è che Ale gli hanno anticipato l'uscita, quindi mi ha colto che io sto per uscire da un paio d'ore. Mi hanno detto mezz'ora, quindi per fortuna abbiamo già fatto diversi pasti. E nel corso della giornata l'ho fatto continuare a mangiare, a riposare, a fare posing, a mandarmi le foto, quindi ho aggiustato tutti i pasti in funzione di quanto si stava riempendo. Non è al top, non è super super pieno, però essendo una gara di warm up va bene così, non voglio forzare troppo la cosa, quindi adesso gli ho detto di andare a iniziare a fare pumping e gli ho fatto comprare il Gatorade, quindi mi sorseggerà il Gatorade. Gli ho detto: se senti poco pump aggiungi un grammo di sale in mezzo,
e 500 ml, quindi la bottiglietta, la boccetta piccola, e vediamo come va. Quindi aspettiamo il suo aggiornamento, aspettiamo tutti quanti, pure voi aspettate, vabbè che lo già, saprete già quando uscirà il video. E credo che, perché molti di voi mi hanno chiesto cos'è che rende un bravo preparatore, cos'è che fa la differenza come essere un bravo preparatore, e secondo me la vera differenza la fa la cura del dettaglio. La cura del dettaglio nel senso di non lasciare niente al caso, cioè se sono un preparatore che si concentra tanto sull'aspetto alimentare, l'allenamento lascia un po' blando, o si concentra viceversa soltanto sull'allenamento, l'alimentazione lascia un po' libera. Dal mio punto di vista, quindi per come lavoro io, questi sono approcci tendenzialmente sbagliati. Non sono ottimali, quindi secondo me la vera differenza la fa il preparatore che, lavorando eventualmente anche in team, perché noi lavoriamo sempre in team e quindi abbiamo comunque diversi collaboratori, che si pensa semplicemente Reda, noi con Reda condividiamo l'aspetto del PL, lui mi cura tutto e gestisce l'aspetto del PL, quindi se io ho bisogno di un consiglio, se devo valutare una cosa di un atleta per quanto riguarda magari una panca piana piuttosto che qualcosa che di sua stretta competenza, io so a chi rivolgermi. Quindi anche la capacità di dire non sono un tuttologo, di fare un passo indietro su quelle che sono competenze che magari ho, però c'è sempre qualcuno di più bravo, è importante. Quindi tramite questo curare ogni singolo dettaglio, quindi non perdersi nulla dell'atleta. Noi abbiamo collaboriamo con tanti medici, anche gastroenterologi, endocrinologi. Perché? Perché nel momento in cui c'è un ragazzo che presenta dei sintomi di resistenza insulinica, perché magari sta spingendo tanto in bulk e tutto il resto, gli faccio fare, gli faccio prendere la glicemia col glucometro, che è uno strumento che utilizzo tanto nei ragazzi che spingono tanto a livello calorico. Ok, vediamo che la glicemia è falsata, perfetto, si va dal medico. Il medico sa che analisi fare, meno male, nel caso di insulina sono glicemia, insulina glicata, si vede la situazione, il medico va a giudicare il panel, il ragazzo viene da me con il giudizio del medico e con il panel, quindi io so, posso vedere l'analisi e successivamente vedo, so che cosa ha detto il medico, e quindi c'è la cura di ogni singolo aspetto. Quindi la bravura del preparatore dal mio punto di vista è quello di non essere necessariamente tuttologo, ma riuscire a coordinare e gestire ogni singolo aspetto e non lasciare niente al caso, perché è sempre una sinergia: alimentazione, allenamento, salute, lifestyle. Il grande atleta sul lungo periodo è quello che cura e che è in gamba su tutti quanti questi aspetti. Quindi io sono dell'idea che niente, assolutamente niente, niente, niente debba essere lasciato al caso. Devil is in details, il diavolo è nei dettagli. Quindi è la cura di ogni singolo dettaglio, non in maniera ossessiva, ma in maniera sinergica, che fa veramente la differenza. Quindi trovate un preparatore e, dal mio punto di vista, se volete essere preparatori, iniziate a ragionare in quest'ottica. Approfondite ogni argomento e non lasciate niente al caso quando si tratta della valutazione di un atleta. Guardate Ale, stiamo curando tutto quanto in maniera assolutamente maniacale, lo stiamo facendo da un anno a questa parte e ha avuto una trasformazione incredibile, perché lo vedete adesso a 82 kg e noi siamo partiti a 82 kg e era tutta un'altra persona, poi ve lo farò vedere. Guarda che cielo, non rende purtroppo. Toothbrush next to the kitchen sink just to be kind. Ok, buon salve a tutti quanti. Questa è la mia postazione, il mio studio. In questo momento sto impaginando il libro e è domenica mattina e abbiamo concluso ieri il lavoro con Ale. È arrivato secondo e il ragazzo che è arrivato primo ha vinto per assoluto ed era veramente veramente super condizionato. E abbiamo preso la qualifica per l'Europeo, che si dovrebbe tenere a dicembre in Portogallo. Stiamo a vedere se riusciamo ad andarci, un po' per tutto il discorso Covid, logicamente. Comunque, sono super contento, vi faccio vedere qualche foto della gara qua che passerà. Come detto, è la prima competizione di warm-up, quindi adesso siamo di nuovo back on prep per la notte dei campioni a Roma, per la prossima settimana, questa che verrà. Quindi siamo di nuovo a 7 giorni out, sì, perché sarà domenica. Questa volta la pesata ce l'avrà sabato, quindi abbiamo sicuramente un po' più di margine per ricaricare dopo la pesata, però abbiamo constatato che effettivamente sta molto stretto con il peso.
quindi per il prossimo anno probabilmente cambieremo categoria, perché non mi potrà mai rientrare, anche perché dobbiamo fare un bel lavoro di costruzione del blocco gluteo femorale, la gamba deve avere un aspetto più tridimensionale sul palco, l'upper sta bene, il quadricipite sta bene, ma tutto il compartimento posteriore, anche la schiena, va sicuramente migliorato, quindi verosimilmente ci presenteremo con più chili sul palco, e questi 82 sono veramente un incubo, quindi sicuramente l'abbandoneremo come cosa. Ok, ci ho detto, grande Ale, sono super fiero di te, del lavoro che abbiamo fatto, e non vedo l'ora di ributtarmi nella prossima stagione, anche perché, anzi, in realtà concludiamo questa e concentriamoci su questa, però io già ogni volta vado a pensare al dopo miglioramenti da fare. Allora ragazzi, volevo concludere un po' tutti i consigli che posso darvi io per il diventare preparatore, essere preparatore, eccetera. C'è questa maglietta dietro che fa un sacco sciatto. Ok, buttarla così fa ancora più sciatto. Comunque, i consigli, un altro punto che volevo affrontare insieme a voi riguarda il come scegliere il proprio preparatore, che è un po' l'ultimo argomento. Ho notato, e mi dispiace questo, ho fatto molti consigli per chi vuole essere preparatore e molti consigli per chi vuole rivolgersi a un preparatore, però insomma sono un po' le domande che mi vengono fatte più di continuo, quindi le ho prese un po' in maniera generale. Allora, come scegliere il proprio preparatore? Questa è una delle cose più difficili, veramente difficili in assoluto. Perché questo? Primo discorso, partiamo dal presupposto che nella vostra scelta avete sicuramente diversi nomi in mente, diverse persone in mente, e partiamo dal presupposto che siano tutte persone brave e competenti, nel senso che è logico, è lapalissiano che nello scegliere un preparatore dovete affidarvi a qualcuno che sia competente, cioè non una persona improvvisata, ma qualcuno che sappia fare concretamente il proprio lavoro. E questa è la cosa veramente più importante di tutte. Quindi io do per scontato che nella vostra rosa di scelta di persone e tutto il resto non ci siano soggetti improvvisati a zecca garbugli, diciamo così, ma ci siano tutte figure comunque importanti a cui potete mettere in mano non soltanto quelli che sono i vostri progressi, ma anche la vostra salute. Questo è il punto. Il preparatore deve avere una visione sempre dell'atleta con una persona da salvaguardare, da coccolare, da proteggere da un punto di vista di salute fisica, soprattutto se parliamo di percorsi enhanced, ma anche salute mentale, nel senso che purtroppo ho visto spesso, e questo non so se può essere una cosa strana da dire, se avete dimestichezza con queste cose, se vi è mai capitato circostanze simili, ma ho visto spesso preparatori che facevano insorgere nell'atleta o accentuavano nell'atleta per esempio disturbi del comportamento alimentare. Ho conosciuto atlete bikini che non mangiavano, non erano più in grado di mangiare zucchine perché il preparatore gli aveva fatto una testa tanto in preparazione dicendo che tiravano acqua. E molto spesso questo atteggiamento è un riflesso del preparatore dei suoi disturbi del comportamento alimentare. Preparatori che fanno diventare atleti carbofobici. Ho visto vedo post di preparatori che evidenziano e enfatizzano gli shirataki perché sono una pasta senza calorie, che sono la cosa più devastante, perché sono fibre pure e ti distruggono a livello intestinale. E quindi logicamente portano i loro atleti a sfondarsi di questi cazzo di shirataki, di queste cazzo di paste senza calorie che poi fanno schifo assolutamente. E quindi c'è anche questo discorso che molto spesso poi, soprattutto nel nostro settore, non si apprezza più il cibo per come dovrebbe essere apprezzato, sia per una questione di gusto. Porca puttana, cioè io preferirei farmi 30 grammi di pasta fatta decentemente o di riso fatto buono, gustoso, che sfondarmi di questi cazzo di shirataki. Comunque, al di là di questo, purtroppo si deve partire dal presupposto che il preparatore deve dare assolutamente all'atleta deve essere saldo, deve dargli tranquillità, ok? Quindi il mio primo consiglio per individuare il vostro preparatore è: trovate qualcuno che sia in grado di darvi quella tranquillità, qualcuno a cui deve essere un'oasi felice, cioè mi affido a lui e so che andrà tutto bene, so che starò tranquillo, so che posso spegnere l'interruttore, fare il soldatino e so che starò bene, ok? Quindi questo è la prima cosa che a mio avviso deve essere ricercata. Quindi anche preparatori che non vi danno quella fiducia, che non vi fanno sentire tranquilli per quello che è e può essere il vostro percorso, che in qualche modo vi danno vibrazioni, non dico negative, però di agitazione, perché sono loro stessi molto, come si può dire, in qualche modo adrenalinici, agitati nel loro rapporto nei confronti del culturismo, del bodybuilding, eccetera, perché non è un atteggiamento sano e tutto il resto, per quanto poi la preparazione gara logicamente non è sana, però vi parlo di un aspetto più a 360 gradi, allora io vi sconsiglio, perché
sono tutte cose che fanno partire, instaurano dei meccanismi per cui l'atleta inizia a vivere male quello che fa, ok? È fondamentale che l'atleta viva bene e con serenità quello che fa, con tutte le difficoltà che ci sono, perché non è un percorso facile quello del bodybuilding, soprattutto se parliamo di contest prep. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, ne ho già parlato, se dovete avete ambizioni agonistiche, allora rivolgetevi a preparatori che sono in grado di gestire un contest prep. Se non avete ambizioni agonistiche, allora potete rivolgervi a preparatori che invece gestiscono molto bene l'off season. Quindi anche questa distinzione in base ai preparatori deve essere fatta, e dovete individuare bene che cosa cercate, a chi rivolgervi in base a chi cercate. Logicamente, se dovete salire su un palco e dovete iniziare l'in season, non andate da un preparatore che non gestisce le contest prep o che non porta atleti bene sul palco, e, perché magari è bravissimo sulla gestione dell'allenamento, è bravissimo su il discorso prettamente ipertrofico. Cioè, faccio l'esempio di Joe Bennett è fantastico, Joe è un preparatore veramente brillante, che conosce anche molto bene come portare un atleta sul palco, ma non è il suo lavoro, non è la sua specializzazione. Quindi se io dovessi salire su un palco, non andrei da Joe a dirmi guarda portami sul palco, anche perché non credo che lui abbia interesse a farlo, perché di nuovo è specializzato su un altro discorso. Quindi capite come si può essere un grandissimo tecnico senza essere proprio specifici in quella determinata sfera. Quindi questo sicuramente è un altro aspetto che dovete valutare. Ok, avevo la luce che mi stava distruggendo totalmente gli occhi. E vi metto qui, che poi è bello che dico vi metto, in realtà sto semplicemente gestendo la camera. Proprio bassetto. Perfetto. Ci siamo. Allora, altro discorso che... altro punto fondamentale quando andate a scegliere il vostro preparatore, dovete orientarvi nella scelta del preparatore, è sicuramente il discorso della fiducia. Ossia, voi dovete capire questa cosa, che tra preparatore ed atleta si instaura un rapporto che è un unicum, è un rapporto unico che è a sé stante, non c'è niente di simile, perché non è un rapporto d'amicizia, non è un rapporto lavorativo. Il preparatore praticamente detta tanto della vostra vita, perché vi dice come mangiare, vi dice come allenarvi, vi dice come riposare, vi dice quanti passi fare, vi dice se fare cardio oppure no. Quindi ci sono tanti tanti aspetti che stanno nel calderone. Tra parentesi, il preparatore vi dice come mangiare, se è abilitato a farlo, perché in Italia soltanto alcune figure sono abilitate, oppure se collabora e sta in team con una persona abilitata a farlo che interviene per quel caso specifico. Chiusa parentesi, perché non voglio discussioni in questo, su questo aspetto. Quindi è un rapporto molto molto particolare. Al tempo stesso vi dice tutte queste cose e voi mettete in mano a lui un percorso che in realtà, almeno per come la vivo io, quindi questa è anche una cosa mia personale, è un percorso che viene condiviso. Io lo dico sempre ai miei atleti: quando tu sali sul palco, siamo in due sul palco, io sto lì con te e lo sento mio. Quando tu vinci, quando chiamano il tuo nome, il tuo numero per vincere, ho vinto anch'io. Non perché voglio togliere merito, il merito è mio, il merito è tuo, cioè assolutamente è una collaborazione, sicuramente è l'atleta che fa quello che deve essere fatto, quindi il grosso lo fa sicuramente l'atleta. Però è come mi sento io nei confronti del percorso dell'atleta, e vi parlo di palco come anche qualsiasi obiettivo. Una persona che deve dimagrire, deve scendere sotto i 100 kg, quando scende sotto i 100 kg, cazzo, ce l'abbiamo fatta, sei sceso, questo era l'obiettivo che ci eravamo posti, adesso è tutto in divenire da costruire, però hai visto che ce l'abbiamo fatta, io sono contentissimo. Allo stesso modo i piccoli progressi, ogni singolo mattoncino che viene messo, oppure i progressi dal punto di vista di performance, quel carico che si sblocca, insomma è un rapporto che viene condiviso. Quindi è un misto tra un rapporto d'amicizia, un rapporto umano, un rapporto sicuramente anche lavorativo, perché di mezzo ci stanno delle sfere logicamente lavorative. Quindi di nuovo è un unicum, e la base fondamentale di questo rapporto è la fiducia. Ora, paradossalmente, non è importante neanche nell'amicizia la fiducia tanto quanto in questo tipo di rapporto, perché ci sono quegli amici che voi avete che dico io lo adoro, è un grandissimo amico, però non ho fiducia in lui, perché se gli dico di venire a una certa ora non arriva, se gli dico di farmi questo piacere, questa cosa, so che è inconcludente, però gli voglio un bene dell'anima, perché per alcune cose invece lui è fantastico. Quindi anche là, gli amici dovete sempre identificare i pro e contro e le caratteristiche di ciascun amico, perché ci sono sfumature di amicizie diverse, ma questo è tutto un altro discorso. Nel preparatore la fiducia deve essere al 100%, perché deve esserci, e io come preparatore ve lo dico, e come atleta,
Se il preparatore dice di aggiungere 10 grammi di riso, dovete aggiungere 10 grammi di riso. Se vi dice di non fare una serie o di diminuire il volume, dovete diminuire il volume. Se vi dice di aumentare le volte in cui andate in palestra, dovete aumentarlo, perché lui deve avere tutte le variabili sotto controllo per potervi gestire tutto quanto. Se voi non fate esattamente quel che dice lui, magari perché pensate una cavolata, sì vabbè, non faccio questa serie perché alla fine non conta così tanto, invece magari era proprio un tassello fondamentale per cui quando c'è qualcosa che si inceppa, il preparatore stesso non ha gli strumenti e non capisce i motivi. E poi, logicamente, anche per il discorso che facevamo prima di serenità mentale, cioè la vostra serenità mentale dipende da quanto vi fidate al coach. Se state con un preparatore che non vi ispira fiducia e non vi permette, non vi dà fiducia, voi non siete contenti, non siete sereni nel vostro percorso e non riuscite a spegnere questo interruttore che sarà a palla a mille a farvi pensare: allora cambio questo, cambio quest'altro, la faccio la dieta, faccio questa cosa di qua di là. Quindi è logicamente un qualcosa che non ha senso, perché che senso ha dare soldi a una persona per fare un qualcosa che poi non gli permettete di fare? Non ha totalmente senso, cioè qual è il vantaggio? Quindi sicuramente ci deve essere alla base questa fiducia completa della serie. Io lo dicevo a Giorgia ieri, gli ho detto: guarda, io ad esempio una persona che adoro e stimo, che seguo, è Simone Gianoglio. Lo vedrete in alcuni video su Renonation, perché adesso registrerai i video con Isabella. Non so perché parlavamo di Simone e io gli avevo detto: io ho questa impressione su Simone, io ho l'impressione che se gli dico: guarda Simo, questa settimana tu non ti devi allenare, non devi andare in palestra né niente, spegni tutto quanto, però voglio che la mattina alle 9.35 tu ti metti 10 minuti davanti a un muro e per 10 minuti, boom, boom, sbatti a destra al muro. Per 10 minuti continui, ok? A 120 bpm. Devi fare soltanto questo, poi dopo che hai finito devi mangiare una barbabietola e due uova. Io sono convinto che Simone per una settimana me lo fa. Senza chiedere ma perché, per come, oppure curiosità, perché questa cosa? Perché magari è curioso, eccetera, ma non per mettere in discussione, per una curiosità genuina che io vado a ricercare nei miei atleti. Quindi questa fiducia deve essere assolutamente un concetto di base. Deve esserci, totale, della serie: fai di me quel che vuoi, sono tuo, ok? Senza entrare in visioni molto brutte. Comunque, quindi questo è sicuramente un aspetto molto importante, quindi dovete trovare una persona che vi dia fiducia. Poi, posto che ci sono diverse persone magari che vi danno fiducia, o comunque che potete riporre fiducia perché stimate diversi tecnici, posto che sono tecnici bravi, competenti, come andarlo a scegliere nel dettaglio? Un altro elemento fondamentale, perché ragazzi realmente è, come ho detto prima, non è difficile dire questo è più bravo di questo tecnico è più bravo di quest'altro. Ogni tecnico funziona bene con un determinato atleta, cioè è come se fosse un ingranaggio che si attacca, cioè dipende se riesce a instaurarsi, a funzionare quel rapporto. È come, ci pensate, prendete un ragazzo e una ragazza, potreste dire lui è un miglior amante rispetto a quest'altra, lei è un miglior amante rispetto a quest'altra persona, eccetera? No, sono delle persone, hanno delle caratteristiche, ma se si incontrano sono i migliori amanti. Ma perché si sono incontrati loro due? Perché se quella ragazza la prendi con un altro ragazzo, magari non sarebbe una altrettanto brava amante rispetto a incontrare il primo ragazzo, ad esempio. Non so se si è capito come discorso, però sostanzialmente il discorso di base è che un preparatore funziona bene quando si crea quella sinergia con l'atleta. Quindi, posto che siano persone tecniche, che c'è fiducia e tutto il resto, non dovete ragionare come quello è più bravo di quello è più bravo di quell'altro, eccetera, eccetera, ok? Per cui il parametro vero su cui dovete basarvi è quanto la sua filosofia di lavoro, e filosofia di lavoro vi parlo a 360 gradi, adesso ci arrivo, si sposa bene con voi, cioè con quello che voi intendete come preparatore. Un sorso perché mi sto distruggendo la bocca, questo si sta raffreddando, qua fa un freddo boia, quindi cerco di riscaldarmi. Comunque, caffè americano, sono totalmente assuefatto ormai. Ok, quindi quanto si sposa con la vostra concezione di coaching? L'ho detto prima, ci sono preparatori che si fanno sentire tanto, preparatori che vi lasciano più spazio, ci sono preparatori che instaurano un rapporto più d'amicizia, preparatori che si vedono un po' più come padre, quindi sono un po' più severi nei confronti dell'atleta. Ci sono preparatori che invece sono entrambi, quindi stile amico, fratello maggiore. Ecco, io mi considero così, nel senso che con gli atleti sono veramente, veramente severo, però li considero assolutamente amici, amiconi, quindi c'è un rapporto, bene o male, di amicizia che
ragazzi, per esempio Marco è venuto al nostro matrimonio come invitato, cioè nel senso si crea quel rapporto di amicizia molto penetrante, però al tempo stesso, di nuovo con l'esempio di Marco, io a Marco lo insulto pesantemente, a volte mi fa veramente girare i coglioni per delle cose che mi dice o delle cose, ma perché ci tengo nel profondo, infatti glielo dico sempre poi perché poi sembra sgradevole, però a volte mi ci incazzo proprio, ok? Quindi... E magari per una persona questo non va bene, cioè per una persona dice ma chi cazzo sei, ma come ti permetti, oppure no, devi fare il preparatore, devi essere più distante da me, ok? Quindi anche queste cose non è un giusto o sbagliato, ok? Ci sono casi in cui le cose funzionano, casi in cui non funzionano, quindi dipende realmente da voi. Poi ovviamente la cosa importante, la filosofia di allenamento e di alimentazione, cioè se voi siete carbofobici è difficile che riusciate a dar fiducia a un preparatore o trovare bene con un preparatore che tendenzialmente vi butta carbo a manetta. Viceversa, se avete bisogno di mangiare sia carbo che grassi oppure di stare a grassi più alti, difficilmente un preparatore che tiene i grassi bassi bassi e spinge tanto sui carbo può darvi piacere. Il preparatore che punta tanto sul volume, se voi siete abituati a lavorare ad alta intensità a volume basso e lavora tanto sulla densità, sui lavori metabolici, e voi vi trovate sempre senza fiato e viene a cadere quell'enjoyability d'allenamento che è la vera base, la vera chiave che vi permette di essere costanti e avere i risultati, allora non riuscirete mai a ottenere progressi con quel preparatore, ma non perché il suo metodo non sia valido, ma perché non riuscite a riapplicarlo esattamente come lui pretende, perché manca quell'enjoyability, manca quel drive principale, quell'intensità che riuscite a creare in allenamento, che di nuovo sono le vere chiavi. Costanza, enjoyability, intensità sono le vere chiavi che ottengono, che permettono di ottenere risultati. Se queste tre ci sono, allora raggiungereste il 99% dei vostri risultati, poi magari il metodo di allenamento vi permette di fare o meno quel 100%, ok? Quindi anche là il metodo di lavoro, come il coach si approccia, alta frequenza, bassa frequenza, alto volume, basso volume, lavori più densi, lavori più sull'intensità, ci sono tanti metodi differenti, anche a partire dal semplice split di allenamento, ok? Per cui se non ho anche la fiducia di avere un preparatore che di base utilizza un metodo di allenamento ma vi fa in un momento provare qualcosa di diverso, a me è successo più volte che ragazzi venivano, magari volevano iniziare il coaching e tutto il resto, perché voglio fare come fai tu nei video, perché io spingo così, voglio fare questo, e io gli dico guarda, abbiamo fatto l'anamnesi, abbiamo fatto la call e tutto il resto, gli dico guarda, ok, però prima dobbiamo lavorare su quest'altra abilità, perché per poter fare questo devi prima riuscire a concludermi questo. Perché lo faccio? Perché basta che vedete i metodi come si allenano, come fanno, vedete i log su Rhino Nation. Ognuno ha un metodo diverso, io non ho il metodo di lavoro, ok, a stampino fate tutti quello. No, assolutamente, va personalizzato, se manca un'abilità, se bisogna lavorare prima su qualcosa, allora si fa quel prima. E bene, la persona dice no, no, perché io volevo fare quello, allora non mi ci trovo, allora non va bene e tutto il resto. Ok, legittimo, però viene a mancare il discorso della fiducia, cioè io mi fido di te, dimmi quello che devo fare perché tanto è di te che mi fido e riesco ad andare. Sposo comunque il tuo metodo di allenamento, sposo comunque la tua filosofia, che non è semplicemente quello che vedo nei video, ma è un qualcosa di più, grande, ok? È omnicomprensivo. Quindi, di base, il succo del discorso qual è? Trovate un tecnico che sia bravo, logicamente, che riesce a darvi tranquillità, stabilità e a curare la vostra salute fisica e mentale. Trovate un tecnico che vi dia fiducia, cioè un tecnico a cui voi riuscite a dire fai tutto quello che vuoi, io prendo, eseguo, spengo l'interruttore, e tra questi tecnici che sono rimasti scegliete quello il cui metodo in generale di lavoro, quindi sia organizzativo sia sostanziale, si sposi meglio con voi, perché dovete partire dal presupposto che se scegliete un preparatore non ha senso farlo, è meglio se continuate da soli, se non seguite alla lettera ogni cosa che vi dice. Allo stesso modo ci sono preparatori, e scusate, che tendono a dare un po' più di libertà, e magari voi vi trovate, io per esempio mi trovo bene con preparatori che tendono a dare un filo più di libertà organizzativa, perché si danno fiducia al fatto che, è una cosa che io faccio con gli atleti un po' più avanzati, danno fiducia al fatto che io sono in grado di leggere alcuni segnali del mio corpo, quindi sono in grado di basarmi su quelli, e quindi da questo punto di vista riesco ad andare in maniera abbastanza tranquilla e fare delle scelte ottimali, ok? Quindi anche questo, avete bisogno di qualcuno che è più stretto e qualcuno che vi dia più libertà. Chiedetevi queste cose. Ragazzi, questo è tutto per questo video, che dovevo aver buttato abbastanza consigli, avervi rotto abbastanza i coglioni, detto sinceramente tra noi. Io vi invito a scrivere qua sotto tutte le domande che vi vengono in mente, e se ci sono alcuni argomenti che vorreste io approfondissi un po' di più su questo argomento generale del coaching e tutto il resto, non esitate a scrivere, che magari ci dedico degli altri video. Vi ringrazio a tutti e con questo vi rimando al prossimo video e vedremo che cosa combinerà Ale alla fine di questa settimana. Sono super pumped. While our bedrooms echoing empty and I'm all